Ciao ragazzi, sono Master Wallace. Carico, carico, carico. Allora, passiamo un po' qua il volume della musica dopaminica, eh? Allora, no, vabbè, dai, la musica era bella. Ho voluto fare qualche così, qualche passo di popping. Nel frattempo vi ho mostrato dal vivo le mie gambe super separate da 70 cm. Notate che non ho mini short, questi sono calzoncini abbastanza larghi, quelli proprio tipo calciatore, diciamo. Ma nonostante questo, cioè, sono dei calzoncini che se uno li mette non ha le gambe enormi, anche diciamo se sono abbastanza grosse sembrerebbero secche, perché sono proprio quei calzoncini larghi, no? Ma la mia gamba li riempie tutti, perché 70 cm è tanto. E poi avete visto la separazione, questo giusto per dire che insomma quando uno si sa allenare i risultati ci sono. L'argomento di oggi: la massa, questa sconosciuta. Perché dico questa sconosciuta? Uno dice, beh, la massa è un argomento che nel culturismo naturale da decenni che se ne parla, più o meno si è capito tutto, no? Siete sicuri? Siete certi? Io credo che invece oggi più che mai c'è un'ignoranza totale sulla costruzione della massa, la massa muscolare, la massa. Perché un giorno in genere per massa, diciamo, per massa si può intendere poi in generale la grossezza, no? Un tipo che è grosso, fa quello, fa massa. Però attenzione, qui c'è sempre il discorso poi del rapporto muscolo-grasso. Allora, nel culturismo quello che conta, insomma, l'esempio è delle mie gambe, ma potrei citare i miei bracci, le mie spalle, tutto. Nel culturismo quello che conta è la misura muscolare magra, ok? Quindi uno dice, vabbè, se dobbiamo sviluppare i muscoli, non dobbiamo sviluppare il grasso, quindi teniamoci sul muscolo. E molti vanno avanti ancora con queste idee, queste teorie. Dice, no, voi dovete crescere puliti, magri, perché se ingrassate poi dovrete dimagrire, quindi questa cosa non ha alcun senso. Ma questi signori qui ragionano in termini che nella realtà dei natural non esistono, cioè semplicemente non esistono. Se io avessi seguito quest'idea, non sarei mai stato come sono ora, cioè quello che sono diventato, mai. Perché? Perché sarei rimasto più o meno secco. Il problema è che nel culturismo naturale, se non mangiate abbastanza, anche ingrassando, non, semplicemente non arrivate da nessuna parte, punto. Cioè, se siete fra quei fissati che dicono voglio crescere pulito magro, dove pensate ad andare? Nella migliore delle ipotesi avrete un fisico da fitness costantemente magro, ma che non avrà mai quei volumi, quei livelli tali che sono tipici di un culturista di successo. Cioè, le mie gambe che avete visto adesso non sono sempre state così. Io quando ero in massa, queste gambe di misura avevano passato anche gli 80 centimetri, non avevo calzoni che mi entravano, non avevo, erano veramente enormi. Ovviamente lo stato di grasso, la pliche non era quella di adesso, era superiore, perché mangiavo, aumentavo di peso, però sotto si è sviluppata anche tanta massa muscolare, perché quando mangiate di più, avete più insulina, aumenta il peso corporeo, cioè oltre al grasso aumenta anche la massa magra. Qual è stato poi il grande capolavoro? Cioè, il primo è quello di sviluppare tanta massa magra là sotto, dove c'è anche un po' di grasso sopra, diciamo. Il grande capolavoro è costruire tanta massa magra sotto e poi tenerle il più possibile quando eliminate il grasso sopra. Capite qual è il punto chiave del culturismo naturale? Cioè, lo dovete mettere in testa. Non guardate qua la gente bombarola che si bomba, questi qui poi alla fine non hanno una teoria di allenamento in testa, questi finché si fanno hanno un certo aspetto, volume, se vogliamo anche definizione, poi insomma niente di che. Ma poi cosa dire, starete che la roba non è più niente. Ma sto parlando sia dei dopatelli da palestra sia dei campioni, i campioni stessi, ve lo ripeto, voi li vedete che sono enormi, magri, tirati, ma quella è una condizione naturale data dal farmaco. Non guardate quelle cose lì che non hanno alcun senso. I campioni stessi, guardate i più grandi professionisti del mondo, i campioni Mister Olimpia, senza roba, ve lo ripeto, è un mantra, quella gente lì senza roba è meno di voi fisicamente, meno di voi, chiaro? Ok? Allora, quindi dovete per forza capire che la massa, dovete arrivare a certe misure. Cioè, se volete avere un domani un braccio
faccio per dire, da 42 centimetri magro, il basso deve arrivare a 46, con un braccio con più grasso, ma 46. Cioè, e via via in proporzione le stesse cose. Se volete dei deltoidi tondi, magri, stondati, in massa devono diventare enormi, certo, magari lisci con del grasso sopra, ok, ma grossi, sviluppati il muscolo anche. Poi penserete a togliere il grasso. Questo è quello che io ho sempre fatto in questi anni, ed è per quel che ne so io, poi voi potete chiedere a chi volete, cioè qui intanto il panorama è talmente variegato di tutte le più strampalate teorie, veri natural, bombaroli, falsi natural, credete a chi volete. Io vi dico che in 40 anni di palestra, che è quello che tuttora vi mostro, la mia strada è stata quella. La massa si costruisce mangiando, ingrassando e poi dimagrendo in dei cicli continui che vi porteranno fino a un certo livello di compattezza, magrezza e massa definitiva. Questo è, ragazzi. Ovviamente qual è il problema? Molti dicono perché poi dopo uno si ingrassa troppo, non va bene, poi fa fatica a dimagrire, e te credo, certo, se uno si ingrassa troppo farà fatica a dimagrire, il problema è che non deve ingrassare troppo. Come si fa questo? Ovviamente tutti gli individui sono diversi, ci sono fattori da valutare che sono, intanto l'età, un ragazzo ha un certo metabolismo, un ultra cinquantenne ne ha un altro, un ultra quarantenne. Poi anche qui da vedere, poi appunto il tipo stesso di metabolismo varia, c'è chi ce l'ha veloce proprio per struttura genetica, chi ce l'ha molto lento, poi bisogna vedere altre problematiche particolari, comunque i fattori sono tanti, ma è ovvio che bisogna tenere questo grasso sotto controllo entro certi limiti. Io sapete che metto come tetto più o meno, per avere quantomeno un riferimento per quantificare, metto come tetto un 15% di grasso, che non è tantissimo, neanche poco, ovviamente non sarete definiti, ma non è neanche una cosa stratosferica. Considerate che l'uomo medio sedentario più o meno viaggia percentuali simili, se non superiori. E già col 12% di grasso ha cominciato ad avere un buon aspetto, quindi pensate se invece scendete sotto i 10 con una buona massa, che cosa succede? Come si fa a tenere sotto controllo questa cosa? Intanto cercando di mangiare in un modo appropriato al proprio contesto, e questo è da valutare, ognuno lo deve valutare al meglio. E poi monitorare continuamente la situazione. Cioè, mo nel momento che inizia la massa, che da noi inizia il primo settembre, è un mercoledì tra l'altro, da noi ufficialmente il primo settembre inizia la fase di premassa, abbiamo già tutti i ragazzi pronti, sono tutti carichi, dai master, quest'anno batteremo tutti i nostri record di forza, di misura, certamente sì. E quindi monitorare settimana in settimana e valutare il costante aumento di peso, che non deve essere troppo rapido, eh? Non prendete 1 kg 2 settimane, ovvio che ingrasserete. Mezzo chilo anche sotto, da 3 a mezzo, da 300 grammi a 400 grammi, massimo 500 grammi a settimana, ci può stare, ma valutando sempre l'aspetto estetico, ecco perché bisogna sempre valutare ogni settimana il peso a digiuno, l'aspetto, e vedere come si evolve la cosa. Poi si faranno gli aggiustamenti, se necessari, si faranno gli aggiustamenti in tutti i sensi, anche di allenamento, di lavoro cardiovascolare. Quindi, come vedete, è un processo continuo in evoluzione, ma è quello che deve portarvi al miglioramento delle vostre, non solo performance, diciamo, di forza, eccetera, eccetera, ma anche di, soprattutto, di peso corporeo e di misure. Questa è la strada, ragazzi. Non, davvero io, cioè, spesso sento tanta gente che mi propone, no? Perché questo dice, questo ha detto, questo ha fatto. Ma ragazzi, cioè, o mi propongono gente bombarola o gente che se è natura mediocre. Quindi fino adesso non ho mai trovato un esempio convincente di qualche teoria, diciamo, esterna alla mia, che abbia prodotto qualcosa di grande. Poi una delle critiche che mi fanno spesso è questa: ah, ma tu, vabbè, tu sei così, ma fra i tuoi allievi nessuno come te. Allora, attenzione. Allora, intanto io premetto che noi ogni mese facciamo la gara MVS nel gruppo, ci sono i 10 classificati, andate a vedere, sono tutti ragazzi con degli ottimi fisici, alcuni anche veramente molto buoni. Ovviamente è gente che sta continuando a scalare e migliorare. Qualcuno si è mai avvicinato ai livelli di Master, che nei sette regni è il regno degli dei. Alcuni sono entrati nel regno dei superuomini, che è quello immediatamente prima, ovviamente da completare, non erano ancora dimagriti al meglio, ma come massa e misure erano lì. Ho avuto un allievo che, anche amico personale,
molti magari hanno conosciuto anche nel gruppo, e che poi per motivi personali ha smesso, diciamo, lo stile di vita del culturismo. Questo è una cosa privata, ma è arrivato veramente a livelli incredibili, molto grosso, pesava 110 kg, aveva un 46 di braccio, di panca sfiorava i passavi 140 kg facilmente, squat ha fatto anche oltre 290 o giù di lì, ma era veramente a livelli. Se avesse continuato e sarebbe arrivato al punto di dimagrire molto bene, sarebbe stato molto molto superlativo. Non so se il regno degli dei, ma c'era molto vicino. Quantomeno il regno dei superuomini da magro, quindi reale, non potenziale, che è tantissimo. Poi qui ho altri ragazzi che potenzialmente sono molto molto avanzati. Poi sai, sapete, i casi della vita sono quelli che nel culturismo quello che conta è chi continua, chi insiste. Molti magari sono arrivati fino a un certo punto molto buono e potrebbero fare ancora meglio, poi per qualche motivo si fermano, e questi sono i casi della vita. Però quello che è certo è che tutti quelli che hanno seguito l'MWS negli anni, teoria dei conti in banca, in modo costante, specie quelli che sono seguiti da master, sono sempre migliorati di continuo. Poi dove si fermeranno non dipende da me, dipende più da loro che da me. Non so se avete capito il discorso, quindi, perché appunto i casi della vita quelli sono. Allora ragazzi, io vi dico, ci siamo, mettetevi sotto. Fate quello che dovete fare. Pensate a tutti i vostri precedenti record di forza su panca e squat, misure di braccio e gamba, peso corporeo, e cercate di migliorare queste cose e presentarvi la prossima estate meglio di come eravate quest'anno. Ce la farete? Io sono qui per aiutarvi, ma dipende anche da voi. Quindi non mollate mai. Master è qui per voi. Il nostro successo è enorme. E quindi cosa posso dire? Venite dalla vera, nella vera gloria, venite nella vera gloria, che non è poco di questi tempi, pensateci. Un attimo di... Così chiudiamo in bellezza, al top.